cavolo era? Tess, sentito? Sì, ma sembrava abbastanza lontano. Merda. Siamo salvi. Per ora. Dai. Per ora sì. Ragazzi, io sono tornato, sono andato a vedere com'erano le cutscene, quindi i filmati del The Last of Us originale rispetto a quello che abbiamo visto. No, è troppo diverso. È un bel salto. Bene, il palazzo del governo. Sì, superiamo questo posto. Beh, dovremmo solamente... Vuoi dire che questo è il centro? Era. Ora è desolazione. Ah sì, dai, dobbiamo solo passare dentro quel palazzo con probabilmente i mostri che urlano. Che ci vuole? E credo, essendo questo un remake 1-1, che troverò anche i collezionabili negli stessi posti. Da qui. Dice, ragazzi, è troppo diverso, cioè, ve lo assicuro. Il Goldstone Building. Vediamo. Ha fatto qualcosa lì? No. Cerca. Devo fare qualcosa? Sta alle vicino per ora. Ricevuto. Qui un tempo, ragazzi, c'era una medaglia. Quindi l'hanno spostata. È stato fatto a pezzi. Sì. È morto da poco. Ed è un male? Sì, potrebbe. Andiamo via. Dipende chi l'ha fatta a pezzi. Però se è morto non si dovrebbe trasformare, no? Un altro, merda. Questo però si è sparato, attenzione. Ufficiale in comando Waters. Arrivata alla griglia, contatto negativo al punto d'arrivo. Il soldato Atwater segnala contatto visivo e uditivo con infetti cordyceps al secondo stadio vicino a un palazzo crollato. Ci muoviamo per investigare. Contatti infetti multipli. Ok, uccisi in azione, circondati. Vedete? Quindi questi sono venuti qui per... I soldati sono morti aspettando i rinforzi. Esatto. Oh, quindi raga, qua è pieno, stiamo attenti. Ah, bella questa. Oh, cazzo, un clicker. Già. Gesù. Cos'è successo alla loro faccia? È così dopo anni di infezione. Quindi sono... ciechi? Più o meno. Vedono tramite i suoni. Pipistrelli? Come i pipistrelli. Non appena senti dei click, devi nasconderti. Click click. Eh sì, ragazzi, i pipistrelli, non so se lo sapete, ma con gli ultrasuoni... appunto, lanciano questi ultrasuoni che tornano indietro in base a... alle superfici che colpiscono, no? Così hanno l'idea della profondità. Si muovono così. Ovviamente l'ho fatta e detta malissimo, in maniera molto semplicistica, però... Mi triggera che non ho trovato la piastrina. Oh. Non facciamo rumore, Joel. Oh, delle pilloline, finalmente. Sembra che l'edificio stia per cadere a pezzi. Eh beh, sai com'è, l'hanno bombardato. Ci potrebbe mezzo sta. Allora, vediamo un po'... no, non posso usarlo. Dammi una mano con questa. Piano, Grazie. Stai bene? Non è niente. Tutto ok. Cerchiamo provviste. Ragazzi, maledetto clicker. Cazzo! Oh, è stata tosta. Puoi dirlo. Sì, ma se noi facciamo così tanto rumore, tra un po' ce l'avremo tutti addosso. Insomma, adesso io più o meno so la storia, so come andava. Diciamo, anche il livello di tensione è un po' più basso rispetto alla prima volta che giochi, no? Però, cioè, se penso alla prima volta che ci ho giocato e a questi momenti, cacchio, ma quanto è stato tosto. Cioè... Tieni, rimettiti in sesto. Grazie mille. Ah, grazie mille. Oh, abbiamo sbloccato finalmente il medikit. Ora io l'avevo già usato, però sempre meglio avercelo. Ehi, guarda se c'è modo di passare. Ok. E là? Via libera. Dai, è lì.
Ok, sei su. Dai. Ecco qua. Ok. A me? Dai, omone. Andiamo. Omaccione. Ok. Funghi. Ecco perché non mi piacciono i funghi. Pensate quanto tempo questi stanno qui. Per essere mutati al terzo stadio, vi ricordo, questo è il terzo stadio. In teoria quello più pericoloso in questo momento della storia. C'è anche un quarto stadio che però serve il pugnale per ucciderli, ovviamente, se no li possiamo sparare, ma non mi pare il caso di attirarli tutti qua. Vabbè, ragazzi. Joel, di qui. Sì, arrivo. Oh, cacchio, non guardare giù, Joel, non guardare giù. Oh, ragazzi, se vedete dei tagli un po' così, è perché tra una cosa e l'altra vado anche a cercare risorse. Non vi voglio rendere l'esperienza troppo pesante. Fatto. Ellie, stai bene? A parte farmi l'addosso, sto bene. Andiamo. La tromba delle scale è bloccata. Dobbiamo tornare su. No, no, passiamo di qua. Quindi questi ragazzi, in sostanza, sono venuti qui. Hanno sentito dei rumori. Hanno detto, ah, vabbè, dai, andiamo ad esplorare. Andiamo a capire che cosa sta succedendo. Ci sono rimasti. Eccoci, ragazzi. Dai, dentro. Beh, era anche compito loro, in teoria. A parte soggiogare i poveri cittadini rimasti. E poi, ecco, quelli che l'hanno presa più... È assurdo. Più lì, sono proprio i poveri cittadini. Stai scherzando? Vai a lei. Piattaforme vecchie esposte a pioggia bombardamento. Gesù. Ah no, niente. Oh mamma, oh mamma. Ragazzi, c'è un passo falso qui. Una brutta fine. Dai. Vai, vai Serena, vai Serena. Vai Serena, guarda quanto siamo in alto. Oh oh. Oh oh. Bella. Vado a controllare. Rimani con la ragazza. Grazie amico mio, tanto a te non servirà più. Vedete, lui credo che si sia sparato, eh. I clicker non guardano, non vedono la luce, sono ciechi, quindi siamo abbastanza tranquilli. Però questo è trasformato. Questo lo cambia assolutamente il tubo. Furtivo, furtivo. Ah, ah. Porelli. Poverini. Grazie. Occhio, occhio che sta sul vetro. L'infame. Ah, non l'avevo visto. Guarda questo come me la pizzo. Come me la pizzo. A posto. Era l'ultima, quindi proprio famo il bordel. Bordel. Ok ragazzi, abbiamo pulito. Ci siamo presi le armi buone. Le batterie non funzionano mai. Sono stupita, Joel. Andiamocene. Sai, stavo pensando, quando saremo tornati potremo prendercela un po' più con comodo. Vuoi prendertela con comodo? Sei tu quello che fa sempre le cose con calma. E tu non mi hai mai dato retta. Beh, questa volta lo farò. Non ci credo finché non lo vedo. Ah, dici di prenderci una pausa? Beh, dopo questo grande rischio, sono d'accordo con te. Oh oh, eccola la Molotov. Mi ricordavo infatti che
in queste prime fasi, che vi ricordo sono ancora un po' tutorial, cominciamo a prendere gli strumenti per difenderci. È una luce. Esatto. No. Questi ragazzi stanno andando male sia dentro che fuori città. Speriamo che ci sia qualcuno vivo nel luogo stabilito. Andrà tutto bene. Infatti, ragazzi, pensate quanto è stupido l'uomo che in una situazione del genere, oltre che a doversi preoccupare di una pandemia e quindi di un qualcosa che ha assolutamente messo in ginocchio l'umanità, no? Come appunto insomma, il fungo, cioè si combatte pure tra loro. Cioè, la Fedra, le luci, questi combattevano, avete visto? Loro, ci si uccide e ci si continua a uccidere l'un con l'altro. Incontrati con il secondo team di luci presso l'edificio governativo. Cupola dorata, ragazza, 1,60 m, 14 anni, capelli rossi. Ah, oh cacchio, allora sono loro. Non credo. Zona di quarantena. Guarda, non sono i nostri. Tess, c'è una brutta notizia. Non credo che... Ah, forse un secondo team ci sarà. Però questi sicuro non arrivano. Non promette per niente bene. Shhh, vieni, vieni. Merda. Joel, tu guarda quanto io sto dietro. È lì, tu rimani sempre attaccata a lui, ok? Certo. Occhi aperti. Ci penso io. Ah, boh, loro mi vengono dietro. Allora, ragazzi, prepariamoci alla grande. Dovremmo cominciare a sfruttare un po' di tecniche a Mike Shosha, forza. Facciamo così. Giusto per il meme e per provarlo, eh. Vai, un passetto avanti. Un passetto avanti. Ma come hanno fatto a vedere che so io che lancio le cose? Quello ha preso pure fuoco. Va bene, non c'è problema. Non c'è problema, ragazzi, abbiamo fatti alla brace. Plan B. È un flambé. Ma cade. Bello, bello, bello. Alla brace. Allora, Ellie, ne vuoi un po'? Funghi alla brace. Addirittura le munizioni al massimo. Che benessere. Che sta a prelevare. Tutto, ragazzi. Oh, porca puttana. Ce l'abbiamo fatta. Tutto bene? Sì. Andiamo. Vedo okay. Che ve la cavate abbastanza bene. Si chiama fortuna. E prima o poi finirà. Ma no, siamo del mestiere, Joel. Siamo del mestiere. Ma più che altro mi fa strano che in una metropolitana, luogo solido dove ci sono mostri, cose, succedono cose strane, non ci fosse nessuno. Cioè, io mi riparerei nella metropolitana se ci fosse qualche casino. Da che parte, Tess? Il palazzo del governo è da questa parte. Non lo riesco a vedere, ma ti credo. Guardate qua, ragazzi. Come si vede che c'è stato un passaggio di bombe. Come superiamo il camion? Vediamo cosa troviamo. Allora, facciamo il giro. Oh, caspita. Oh, caspiterina. Beh, non se ne accorge quello lì? Oh, questo c'ha il caschetto! Adesso, dammi una mano! Vado a fare normale. Eh sì, ho capito. Devo passare anche da di qua. Vabbè. Tutto bene. Bello qui, ragazzi. O comunque... Quelli assomigliavano all'infetto che mi ha morso. Hanno ancora la faccia. Sono infettati da poco. Quei soldati si sono appena trasformati. Significa che ce ne sono altri qui. Sbrighiamoci. Che siamo in un museo, ragazzi. Pochissimo di storia che hanno gli Stati Uniti, insomma. Vi ho raccontato più volte che, insomma, gli Stati Uniti hanno pochissima storia, pochissima epica. La maggior parte è meglio non raccontarla, visto i massacri che hanno perpetuato presso, per esempio, gli indiani d'America. Oh, vabbè, la storia degli Stati Uniti. Questi addirittura la mettono qua in bella vista. In questo gioco è possibile, in questo remake,
è possibile giocare Left Behind, il DLC che racconta appunto il passato di Ellie, come è stata morsa. Salite. Ora, non so se farà parte proprio di questo playthrough, cioè nel senso noi giocando ci passeremo o no, come funzionerà, se sarà fluida o no la situazione, però c'è questa possibilità. Volantino sulla sicurezza. È un fungo parassita che può impadronirsi del cervello di un ospite e alternarne il comportamento. Fino a poco tempo fa attaccava solo gli insetti. Gli unici due modi conosciuti per contrarre l'ICC sono respirare le spore emesse dal cordyceps o entrare in contatto con i fluidi corporei di una persona infetta. Di solito attraverso il morso. Incubazione. Dopo l'infezione iniziale, il parassita viaggia verso il cervello dell'ospite per un periodo di 1 o 2 giorni. L'incubazione si conclude quando il cordyceps ha preso possesso di tutte le funzioni corporee dei principali dell'ospite. I pazienti infliggono mostrano un comportamento violento e irregolare, attaccano chiunque si trova di fronte e alla fine il fungo si spinge attraverso i tessuti dell'ospite per permettere il rilascio di spore e diffusione aerea. Sì, è quando avete visto quelli attaccati al muro, no? Poi lì il corpo muore e il fungo prolifera attraverso le spore. Non esiste vaccino per l'ICC, né alcun trattamento noto per prolungare il periodo di incubazione. Già. Oddio ragazzi, però è pericolosamente simile a quello che abbiamo vissuto noi. Pensate se... E non so se lo sapete, se avete seguito le mie serie sì, ma il cordyceps esiste davvero. Cioè, o meglio, un parassita di questo tipo esiste davvero. E come è scritto anche sul documento, sì, chiaramente non attacca l'uomo, fortunatamente. Però gli insetti sì. E ci sono anche i video su YouTube. È particolare, ragazzi. Non lo volete vedere, sono sicuro. Non sento niente. Ok, veloce. Lo so. Oh, oh, oh. Oh mamma. Hai qualcosa sulla scarpa? Oh. Che schifo. Beh, ho capito. Beh, tutto è bene, okay. Quel che finisce bene. Come usciamo da qui? Ora lo scopriamo. Oh, finalmente una crafting table. Ragazzi, possiamo finalmente potenziarci. Meno male. Così Marlene pensa tu sia mine. Beh, questo lo dice lei. Come sei stata morsa? Se hai incontrato un infetto nella zona, vuol dire che sei andata dove non dovevi. Sì. Sono scappata di nascosto. Ero nel collegio militare. Sei scappata? Volevo esplorare la città. Ho incontrato un infetto nel centro commerciale. L'accesso è vietato. Come accidenti hai fatto entrare? Beh, ho i miei segreti. Comunque, uno di quei runner, come li chiamate voi, mi ha morso e... tutto qui. Capisco. Vedete? Eri con Marlene quando ti hanno morso? No. Le ho chiesto aiuto soltanto dopo. Conoscendola è già tanto che non ti abbia sparato. Stava per farlo. Spero stia bene. Te l'ho detto. Non lo biasimo. Lei se la caverà. Vedete, in poche parole ci ha raccontato quello che sarà il DLC Left Behind, che racconta proprio quei momenti al centro commerciale. Sia prima che dopo il morso. È molto bello, secondo me. È un bel DLC. Che però non so se è integrato con questa storia, come detto. Vediamo cosa abbiamo. Cioè, se è possibile giocarlo dopo o se già si può fare nella storia. Dobbiamo aumentare la capacità di questa qui, ragazzi, intanto. Così possiamo prendere più proiettili. Vedete, questa cosa che state vedendo è stata ripresa da The Last of Us Parte 2. Cioè, che vediamo bene come Joel si mette lì, modifica i pezzi. Mi pare non ci fosse nel... Oh, no. Servono le pinze. Dove piglio le pinze? Piazza di Postoia. È un vecchio museo. Queste cose hanno centinaia di anni. Davvero? Wow. Beh, conoscendo il posto in cui siamo, credo che... tratterà un po' della guerra di secessione americana, no? Vi ripeto, la storia americana non è proprio la storia che vorresti per un... grande paese, insomma. George Washington, sei tu? Vabbè, siamo in Massachusetts. Ok, occhio alla testa. Forza, via. Joel!
Sono vivo. Trovo il modo di arrivare. Arrivano! Tess! Corri! Oh oh. Oh oh. Ok che sto fomentato e c'ho la pistola calda, però... Però non è che devo per forza combatterli tutti, eh. Allora, ecco. Porca zozza, sono pure dei maledetti clicker. Pugnale, via. Zaccagnata, così, ok. Allora, ragazzi, ho una grossa paura, quindi facciamo questo. Calma, Molotov, veloce. Vediamo se ci arriva qualcun altro lì. Sì, che ci va qualcun altro, dai. Facciamo un bel festival. Bravi. A posto. E il fuoco ha fatto il resto. La speranza è fossero solo quelli, eh. Ok. Non so perché in questo momento, ragazzi, combattere all'interno di un museo mi ha dato un sacco di vibes alla Bioshock Infinite. Voi direte come? Non ti ha ricordato questo momento nel gioco? Sì, però... Così con la storia americana. Bioshock Infinite, grandissimo gioco. Secondo me anche fin troppo sottovalutato. La battaglia di Wood and Knee. Dove cacchio è andata Tess? 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 Eccola. Si è cacciata nei guai. Lui non vuole morire. Ma porco Giuda. Ma porca vacca, non mi potete aspettare un attimo. Sto bene. Sto bene. La ragazza. Mamma mia. Sbagliavo un centimetro. Gliel'avevo dato in testa. Oh oh oh. Ce l'hai? E la menala. Ok. Adesso ce l'abbiamo. Quanti cacchio sono? Dove? Fagli la Chokeslam. Dai, prendi. Cazzo, ci faremo strada a cazzotti proprio. A cazzotti. Per un pelo davvero. Eh sì. Tutto ok, Tess? Perché non mi avete aspettato? Cioè, bastava pochissimo. Tutto ok, Tess? Tess, tutto a posto? Solo un po' di fiatone. Di qua, arriveremo sul tetto. E tu, piccola, tutto bene? Che intendi per bene? Respiri ancora? I rantoli di paura valgono? Sì, valgono anche quelli. Ok, allora sto bene. Ok, fai attenzione a dove metti i piedi, sarà un po'... Beh, è tutto come te lo aspettavi? Non ho ancora un verdetto. Certo che la vista è spettacolare. Andiamo, di qua. Ehi, sbrighiamoci. Ci siamo quasi. Non distrarti. Sì, signora.